Questo. Qua bisogna che se ne andiamo da sto paese. Sì, forse era un modo per dire, non so, una Roma e dei personaggi che esistono secondo me ancora, che sono molto cari a me, ma insomma penso che ce ne siano tanti così. È bello ritagliare un piccolo spazio per questa speranza, no? Che ci sia gente anche così semplice, in mezzo ai guai, che però rimane integra in qualche modo che ne so, nei sentimenti, ecco. E quindi sì, tutta la tecnologia ci stiamo difendendo, insomma. La mia è una resistenza passiva, nel senso che se vi faccio vedere il cellulare che uso, capite subito di che cosa stiamo parlando. Sì. Sì, è, diciamo, è un film che ripropone cose, cose vecchie, diciamo, però con un garbo e con una e con una passione che le fanno diventare attuali e che anzi aiutano la gente a capire quanto ancora possano essere attuali. Cioè il fatto che si parli ancora a quattro occhi e che non attraverso i social, che si preferisca ancora, che alcuni ancora preferiscano conoscere poche persone ma a fondo, piuttosto che tante ma non sai nemmeno dove stanno e non ce l'hai davanti, che si usi certa tecnologia addirittura per comunicare quando si è vicini, cioè, no? Io vedo tanta gente, ragazzi soprattutto, che stanno insieme però hanno gli smartphone davanti e la conversazione consiste nel far vedere che cosa hanno sullo smartphone l'uno dell'altro, l'altro dell'uno. Insomma, va bene, va benissimo, cioè, non è che uno dice ah, non si fa, però un pochetto ti fa pensare, ecco, che se non c'è, in metropolitana non riesci a vedere negli occhi una persona perché stanno tutti così. Io devo fare il trasferimento della pensione. Dove? All'estero. E poi volevo sapere se poteva in anticipo. No. Ci piaceva a noi dire anche che nonostante tutto questi anzianotti, che diciamo che ci possiamo definire così, sono vivissimi, sono carichi di energia proprio, e anche la loro antichità è proiettata nel futuro volendo. Io non credo mai che uno a qualunque età debba smettere di sognare e di provarci a fare le cose, ecco. Mentre lo vedevo il film pensavo per esempio a tutta quella storia del nostro viaggio in periferia, no? Che partiamo sulla base del nulla, perché io sapevo 11 fermate a partire da, poi la villetta col giardino, poi la motocicletta, no, il motorino, insomma delle indicazioni molto vaghe, diciamo, senza navigatore, perché poi che gli dice il navigatore? Sulla base di questi indizi non si poteva attivare nessun navigatore, però il fatto è che andiamo subito, andiamo sulla base di queste poche cose che conosciamo, ci mettiamo in marcia, cioè facciamo subito qualcosa di concreto. E la cosa poi funziona, nonostante gli equivoci, nonostante non fosse quella la persona, nonostante poi invece nasce una storia. È come se si avesse fiducia che la realtà che ci circonda, così com'è, senza troppo selezionarla, no? Senza troppo essere sicuri di voler fare proprio la cosa che pensavi di fare, poi ti offre tante opportunità invece, né? E quindi la vita diventa più ricca di quello che di solito pensiamo. Giusto, appunto, il Ennio, povero Ennio, che ha questa figlia nel film e che lo tiene, poi tra l'altro è lei che lo governa, non è lei che fa, in sostanza, che lo tutela, che sta attenta a che lui non faccia guai, che è un legame fortissimo quello. Gli altri due sono soli, è vero, però nasce proprio un'amicizia, Ennio si aggrega anche a loro, è un film anche molto sull'amicizia, sulla solidarietà, ma sull'amicizia. Io poi ancora più solo, perché te almeno se un altro hai puntato qualcuno. Cioè, tu hai un fratello, non simpaticissimo, ma beh, sei un fratello. Ci abbiamo questione di eredità col fratello. Sì. No, ecco, appunto, il mio è un personaggio ancora più svincolato, però come del resto era il Ervichingo, cioè il personaggio reale a cui il mio personaggio Giorgetto è ispirato, è anche una solitudine autosufficiente, come dire, cioè non è una solitudine sofferta, perché per quanto è solo quest'uomo, nel senso privo dei rapporti che di solito riempiono la vita di un uomo, lui riempie con altro,
riempie con i rapporti anche casuali, appunto, con quello che incontra per la strada, con quello che vede al bar. E quindi è un uomo che no, solo che non soffre la solitudine. E sono come gli tipo un eremita moderno, no? L'eremita andava per sua scelta a mettersi su una colonna e stava solo nel deserto, ma non stava solo, chiaramente, se no, no. Anzi, si sentiva insieme con tutti, perché quando sei solo poi sei insieme con tutti, non con Tizio, Caio e Semprone, ma con tutti. Ballo cavallo, saluti. Ti dico solo che c'era una sceneggiatura solida, molto solida, perché un anno e mezzo di lavoro c'è stato sulla sceneggiatura, ma loro inventavano tutto, e beh, inventavano la frase giusta, la frase in più, i finali che sono importantissimi di scena, e Giorgio ne ha fatte tantissime di questo, anche sorprendendomi, sai che non mi vengono, ma talmente tante che sono uscite, te compri pure i libri, questo non c'hai una lira e te compri pure i libri. Così, quindi io ero talmente affascinato, ti dico, da questi mostri che non davo lo stop, mi dimenticavo, e poi si fermavano tutti, oh, è finita, che facciamo? Cioè, mi dimenticavo di dare lo stop, qualcuno lo deve dare lo stop lì. Io volevo che continuassero all'infinito. In realtà adesso non me ne ricordo più, però è vero quello che dice lui, ma è anche vero che uno improvvisa quando la sceneggiatura è solida. Cioè, quando la sceneggiatura ti dà delle forti indicazioni, allora genera proprio direi che è una conseguenza, anzi, no? È paradossale, perché uno dice, vabbè, se c'è una sceneggiatura forte e scritta bene, uno si attiene a quella. Ma è proprio attenendoti a quella che ti vengono idee che completano la cosa, che la ammorbidiscono, che la fanno più vera, no? In ogni scena c'era la sorpresa piacevolissima, in ogni scena, adesso che mi ricordo. Io mi ricordo quella di Ennio, una cosa di Ennio bellissima, la carezza al ragazzo lì a Porta Portese, no? Quando lo salutiamo, che gli ha dato tutti i soldi, quella carezza non c'era, l'ha fatta lui lì sul momento, no? E quindi quella è una bellissima cosa. Bisogna saper credere in qualcosa. Io, per esempio, credo che se mia moglie è uscita, adesso potremmo berci un grappino.